risarcimento per una caduta è la prima sentenza dopo gli scivoloni. Chi ha sbagliato deve pagare, veneziani inferociti contro Calatrava. Quarto giorno la protesta si sposta davanti a Equitalia, gridano assassini e ricordano l'imprenditore manifestante che ieri si è tolto la vita. L'azienda di imballaggi rientrava dai viaggi dall'est Europa con il carburante che poi rivendeva a prezzi scontati, cisterne da 8.000 litri sequestrate dalla finanza. L'assessore Bettina conferma, prima del parco giochi serve la bonifica all'isola di San Biagio, diossine fino a 5 metri di profondità. Quanto spenderete per questo Natale? L'inchiesta tra i veneziani, tanti pensierini e i giovani le cifre più alte, sicuramente meno regali sotto l'albero. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Venezia Mestre. Non si ferma l'emorragia di fondi pubblici provocata dal ponte più odiato dai veneziani. È arrivata la prima sentenza, il primo risarcimento dopo una caduta da scivolone. Vediamo. La notizia che centinaia di infortunati sul famigerato ponte di Calatrava aspettavano da tempo. A 5 anni dal primo incidente, il Tribunale di Venezia ha condannato il Comune a 10.000 euro di risarcimento nei confronti di una signora scivolata rovinosamente sui gradini. Una sentenza che rischia di trasformarsi in un precedente pericoloso per le casse di Cafarsetti, visto il numero esorbitante di ricorsi presentati per le cadute sul quarto ponte. Nel mirino del giudice la scarsa illuminazione e la mancanza di sistemi antisdrucciolo, condizioni che ora sarebbero state almeno in parte corrette, ma l'amministrazione trema, mentre i veneziani, che quel ponte non l'hanno mai amato, già pregustano una succulenta rivincita. Chi sbaglia paga. Beh, è giusto, a me sembra più che giusto, anche perché una cosa, io non ho mai visto una cosa, un obbrobrio così. È difficile d'inverno, difficile. Le colpe non sono dei cittadini, la struttura è bellissima, è realizzato molto male, quindi il Comune sapeva, secondo me, quando hanno autorizzato tramite la commissione edilizia a questo ponte, sappiamo che la soluzione era poi quella. Direi che semplicemente bisognerebbe mettere tutto il ponte con questa parte, no, di pietra o quel che l'è, per sistemarlo. Ed ora continuiamo a parlare di sciopero dei furgoni. Siamo arrivati al quarto giorno. Chi è andato a protestare davanti ad Equitalia, chi si è fermato davanti alla sede di Fincantieri. Allora sentiamo le loro voci. L'ormai consueto volantinaggio in via Righi e un breve fuori programma alla sede di Equitalia di via Torino, dove una rappresentanza dei forconi è stata ricevuta dal direttore dell'agenzia. Gli abbiamo detto senza mezzi termini che se ne deve andare, raccontano i manifestanti. Ieri un altro nostro collega imprenditore, Claudio Dalla Valle di Arzignano, si è impiccato nella sua azienda. Com'è possibile che lui, se porta una cartella esattoriale, questa persona si ammazza? Lui non può giustificarsi dicendosi io sono un esattore. È possibile che lui non si domandi il perché questa persona si è ammazzata, i motivi per cui si è ammazzata? Se non lo si domanda, per me è complice dello Stato e del governo. Quello che ci sta facendo Equitalia è pura violenza, protestano i partecipanti al presidio in contrasto con le stesse leggi dello Stato. Se un imprenditore si vede recapitare una cartella esattoriale da 50.000 euro e prende e si mette una corda al collo, questo cosa significa? Che i 50.000 euro non li aveva né in banca né in Svizzera né sotto il materasso, non li ha. Allora quanto ci vuole a capire che quella cartella esattoriale ledeva il principio costituzionale della capacità contributiva? Andremo avanti a oltranza, promettono al quarto giorno. La nostra protesta non è solo contro il governo, ma anche contro gli altri apparati dello Stato che distruggono le vite delle persone con la loro burocrazia. I giudici che mandano in fallimento queste ditte quando che sanno che nell'amministrazione pubblica avanzano 100, 200, 300 mila euro, invece di dire signori, avanziamo 300 mila euro, siamo convinti che sono 300 mila euro, andiamo a verificare se tu veramente avanzi da questa amministrazione o dall'altra 300 mila euro. A quel punto vado da quell'amministrazione, sequestro lei, non faccio fallire l'impresa che poi lascia a casa anche i dipendenti e tutto. Questo è vergognoso che uno Stato di diritto funzioni in questa maniera. Ieri con i manifestanti si sono aggiunti anche alcuni sindaci dell'Alta Padovana. C'è stata una rovinosa resa. Sentiamo tutto attraverso l'editoriale del direttore Luigi Baccialli. Ricorderete tutti lo scandalo dei calciatori della Genoa che furono costretti dagli ultra a togliersi la maglia. Si tolsero la maglia perché gli ultra erano scontenti di loro e abbandonarono il campo piangendo. Non è che fossero obbligati a togliersela, se la tolsero per codardia, per mancanza di coraggio,
perché avrebbero dovuto opporsi a questa richiesta scellerata e inqualificabile. No, se la tolsero e si arresero, alzarono bandiera bianca, ne parlarono tutti i giornali, nemmeno tanto d'altra parte, perché poi in Italia quando manca il coraggio, quando si fanno queste figuracce, insomma, in genere si stende un velo pietoso. Si può stendere un velo pietoso sulla scena che abbiamo visto nei telegiornali di ieri, nel telegiornale di Bassano, quando i sindaci, alcuni sindaci dell'Alta Padovana, giunti ad un presidio dei cosiddetti forconi o del popolo, come vogliono qualificarsi molti di questi veneti che giustamente protestano, si può stendere un velo pietoso su questi sindaci che si sono tolti la fascia tricolore perché così avevano chiesto loro di fare i manifestanti? No, è stato un comportamento davvero sconcertante, a dir poco sconcertante, possiamo dire anche molto criticabile, perché un sindaco non può togliersi quella fascia che segnala la sua appartenenza al paese, non a un partito, nemmeno tanto alle istituzioni, ma ai valori della nazione, di una repubblica, perché questa continua ad essere una repubblica e continuano ad esserci persone che proprio come manifestanti, sbandierando il tricolore, non vogliono dar conto del loro legame con la politica o con lo Stato, anzi sbandierano il tricolore per dire: noi vogliamo essere italiani e non vogliamo avere nessuna appartenenza politica, nessun collegamento con partiti o movimenti della politica. E allora cosa fanno? Fanno togliere il tricolore ai sindaci, cioè chiedono ai sindaci di rinunciare al simbolo che li lega non allo Stato, non alle istituzioni, ma alla patria, al paese, perché questo è quella fascia che portano di traverso sul petto. Beh, davvero, ci saremmo aspettati che i sindaci opponessero un nettissimo rifiuto. Non l'hanno fatto, se lo sono tolti, come hanno fatto qualche mese fa i calciatori del Genoa, e hanno fatto una figura veramente pietosa. Un gruppo di sindaci anche bravi, sindaci virtuosi, che avrebbero dovuto resistere con le unghie e con i denti, perché qualche prepotente non li costringesse a fare quello che hanno fatto. È davvero stata una scena che avremmo preferito non mandare in onda. Dai forconi alla crisi occupazionale, un nuovo campanello d'allarme arriva dai metalmeccanici. Vediamo di cosa si tratta. Contratti di solidarietà in scadenza a gennaio per numerose aziende metalmeccaniche della provincia di Venezia e la FIOM lancia l'allarme. Se non verranno rifinanziati, a rischio ci sono 1.300 posti di lavoro. Grave la situazione all'Aprilia, dove l'azienda ha in mente un piano da oltre 100 esuberi. Adesso la situazione è molto delicata, soprattutto sullo stabilimento di Scorzè, dove siamo già al quarto anno di contratto di solidarietà. Scade a fine gennaio e dobbiamo pensare anche di tutelare i lavoratori a Scorzè con altri strumenti, visto che non possiamo più utilizzare il contratto di solidarietà. Esuberi all'orizzonte anche alla Pometon di Maerne, nonostante la recente ristrutturazione. L'azienda ha avviato una nuova procedura di licenziamento per 29 lavoratori. Ci sono stati due incontri fino adesso, purtroppo con esito negativo, nonostante le proposte che abbiamo portato insomma al tavolo. Situazioni pesantissime che tuttavia denunciano dalla FIOM sono solo la punta dell'iceberg. C'è forte preoccupazione perché se il governo da gennaio non mette dentro le risorse nel patto di stabilità di aumentare all'80% i contratti di solidarietà, perché questi lavoratori che lavorano in queste imprese sono 1.300 lavoratori, c'è un dramma ancora di più forte all'interno delle famiglie proprio per la perdita del salario. Siamo alla cronaca, la Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto a Marghera un discount abusivo di gasolio, coinvolta una società di Marghera operante nel settore degli imballaggi. Il meccanismo era molto semplice: i mezzi della società impiegati per le consegne nel territorio dall'est Europa, prima di rientrare procedevano ad effettuare rifornimenti, facevano benzina e poi tornavano sul posto con dei distributori di cisterne che potevano contenere addirittura fino ad 8.000 litri, procedevano a distribuire il gasolio a prezzi scontatissimi. La pompa di benzina e la cisterna, che ripeto, contenevano davvero grossa quantità di gasolio, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Venezia. E adesso parliamo di inquinamento, andiamo all'isola di San Biagio, la conferma arriva dall'assessore all'ambiente: quell'area, prima di farci un parco giochi, va bonificata.
Isola di San Biagio, lo strato di terra contaminata di circa 4-5 metri è risultato di un'area che per 30 anni ha ospitato l'inceneritore di Sacca Fisola, oggi cantiere di Veritas. Il dato è stato confermato dall'assessore Bettin, che si è detto pronto oggi a collaborare per far avere a chi dovrà sostenere la bonifica dell'area tutte le informazioni necessarie. In questo caso sono le combustioni di un inceneritore, quindi ovviamente il tipo di diossine più pericolose che ci siano, però in questo momento bisogna rassicurare sul fatto che le cose che sono lì per l'uso che oggi si fa dell'isola non sono rischiose, perché non ci va praticamente nessuno. Isolare le sostanze oppure portarle via. Se il progetto di recupero e riqualificazione e valorizzazione dell'isola di San Biagio vale 80 milioni di euro tra percorso multimediale, area parco, area museo, la bonifica potrebbe richiederne un'altra ventina. Prima di fare qualunque cosa bisogna metterla in sicurezza, quindi isolare le sostanze contaminanti o portarle via. Il parco di divertimento non potrà comunque prescindere dalla bonifica dell'area. Il giorno della vostra solidarietà, veneti schiacciati dalla crisi, siamo proprio nel veneziano per consegnare un po' di ossigeno per le famiglie in difficoltà. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Fossò, provincia di Venezia, e stiamo entrando a casa di Mary. Pesante, sono un po' pesante stasera, guarda. Guarda, con la nostra borsa magica. Grazie. Eccola qua. Sì, lavare anche i piatti con l'acqua fredda, lavarsi con l'acqua fredda non è... Cosa facevi tu, Mary, di lavoro? Vivaista. E all'improvviso è venuta avanti la crisi e non hai trovato più niente. Niente di niente, proprio, neanche fare pulizie, neanche 4 ore, ho portato curriculum dappertutto, però non ho avuto mai una chiamata. Sono fiduciosa perché avendo 2 figli spero di trovare presto un posto di lavoro e speriamo sia così, però al momento la vedo molto dura, molto molto dura. Ho 42 anni, è la prima volta che rimango 3 mesi a casa da lavorare, senza trovare niente. Anch'io che sono vivaista sono andata a varie fiorerie, vari vivai, ma proprio niente di niente, neanche 3 ore, 2 ore, 1 ora, niente. Io chiedo un posto di lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, basta lavorare, e portare a casa da mangiare per i miei figli fine mese, far fronte a pagare le bollette, e questo chiedo. Grazie, grazie di cuore. Veramente, grazie a Rete Veneta, a tutti i telespettatori che mi hanno aiutato. Vi ringrazio anche da parte dei miei figli. Ringrazio molto perché sono persone molto gentili e veramente apprezzo il loro gesto, perché non è da tutti fare cose così belle. Sono in molti che spenderanno meno per fare i regali di Natale quest'anno. Nella nostra inchiesta a seguire, quanto spenderete per questo Natale? Come lo vede lei questo Natale? Quanto spenderà? Spenderò come al solito, così presso poco, ma di solito la gente non ha più tanti schei come una volta. Non ho ancora fatto un regalo, quindi non ho idea, sinceramente. Devo ancora incominciare. Il giusto, un pensierino per tutti e... per mangiare sicuramente sì. 200 euro saranno per la famiglia, 100 euro per accontentare gli amici più stretti e poi basta così, anche troppo. Quanto le costerà questo Natale? Io di solito inizio, mi organizzo per tempo, quindi parto già con luglio-agosto, quindi per me questi giorni qua non sono certo i giorni delle spese. Comunque un pensiero fatto così, in questo modo qua, è un pensiero mirato che non viene a costare più di tanto. Abbastanza, ho già speso comunque, un po' sì. Sui 400, devo ancora finirli però. Con questa crisi che c'è non si può spendere più di tanto, la maggior parte sono i soldi che spendi in bollette, tasse e cose del genere, purtroppo. Non vado da nessuna parte a comprare regali, non posso. Niente regali? Niente, prossimo anno. E quanto le costerà questo Natale? Zero. Li ho già fatti i regali, molti in anticipo. Questa sera è la serata dedicata ai veneti schiacciati dalla crisi, in studio con il direttore Luigi Baccialli, tante storie e il racconto della vostra solidarietà.
Ed è tutto per questa edizione di TG Venezia Mestre. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso io vi lascio alle immagini delle natività realizzate da voi. Grazie, arrivederci.